Cari amici, buongiorno e buon lunedì dalla psicologa Silvia. Stamattina sono le 8 e prestissimo e vi faccio il video qui da fuori perché ragazzi c'è uno spettacolo pazzesco. Ha nevicato ieri tantissimo e quindi qua fuori è una meraviglia. Se state ascoltando podcast, andate poi a cercarvi il video sul canale YouTube per vedere che stupenda montagna ci ha accolto questa mattina al risveglio qui in Valle Ellero. Allora, ciò di cui vi voglio parlare questa mattina riguarda il fatto che sono stata venerdì agli Stati Generali della Scuola Digitale a Bergamo, una grandissima conferenza in cui molti studiosi eminenti hanno presentato il tema digitale sì, digitale no. E come lo hanno presentato? Lo hanno presentato portando gli esiti di una maxi mega ricerca universitaria che ha messo a confronto genitori e ragazzi sul tema del digitale e anche insegnanti. Hanno fatto dei gruppi in cui degli insegnanti utilizzavano metodologie digitali e altri insegnanti metodologie tradizionali e le hanno messe a confronto per vedere quali metodologie erano quelle che stimolavano di più la motivazione, l'interesse dei ragazzi, che correlavano positivamente con una buona riuscita nello studio. E in più hanno fatto una serie di domande a genitori e ragazzi sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Allora, vi dico già subito che i risultati sono abbastanza sconfortanti in generale, perché la prima cosa che è emersa è che i genitori sono distanti dai ragazzi, cioè non sanno in realtà che cosa avviene nella loro vita online. E qui, alla fine di questo video, di questo podcast, vi darò un suggerimento molto importante. I genitori pensano di saperlo, anche se ogni tanto c'erano delle risposte del tipo «Sai che cosa fa, che siti visita tuo figlio quando è online?» Abbastanza! Quella abbastanza che veniva fuori in più risposte diverse mi sembrava un oddio, non lo so, ma sì, più o meno lo saprò, dai, abbastanza. In realtà, facendo le stesse domande ai ragazzi e incrociando i dati, si è visto che grandissima parte dei genitori ignora per lo più che cosa faccia suo figlio nella sua vita online, che è davvero una vita, nel senso che il tempo trascorso sul web è un tempo veramente consistente, cioè i ragazzi trascorrono moltissimo tempo sul web. Quindi questa è la prima cosa che è emersa. Seconda cosa che è emersa è che nelle classi in cui si utilizzava la tecnologia digitale, addirittura certi indicatori peggioravano anziché migliorare. Ma come, voi direte? E me lo sono chiesto anch'io, me lo sono detto anch'io. Ma i ragazzi che sono così smart, così veloci, così capaci ad utilizzare queste tecnologie dovrebbero essere contenti di poter usare il tablet in classe, di poter comunicare attraverso dei mezzi che di fatto sono quelli a loro più consoni. Allora i ricercatori stessi, Dianora Bardi, Daniela Lucangeli, quindi stiamo parlando di ricercatori di un certo livello, di una certa importanza accademica, hanno fermato la ricerca per capire che cosa sta succedendo, cioè stanno andando i dati in direzione completamente contraria a quelli che ci aspettavamo. E che cosa hanno capito? Hanno capito che la richiesta di utilizzare dei mezzi che magari non erano neanche a loro congeniali aveva distolto in qualche modo, o comunque aveva appesantito gli insegnanti di un carico aggiuntivo, quindi non solo devo pensare a gestire la classe, ai voti, al programma che deve andare avanti, ai genitori, ai colloqui, eccetera, ma anche a usare però il tablet, eccetera, eccetera. E quindi gli insegnanti erano stati ulteriormente appesantiti, ulteriormente distolti dall'unico indicatore che alla fine si è visto che è la cosa più importante, che incide sulla motivazione e poi anche sui risultati scolastici, ovvero, indovinate un po', la connessione.
Ma no, 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 non la connessione web, la connessione tra insegnanti e studenti, cioè il rapporto umano, il fatto che un insegnante abbia sia veramente dentro la relazione, dentro il contatto con i suoi studenti. Quindi una prima riflessione che portano questi dati è: investiamo sul supporto degli insegnanti, ma investiamo sul supporto degli insegnanti in termini di umanità, sulla supervisione, su spazi in cui possano decomprimere, su spazi in cui possano parlare e raccontare di quelle che sono le loro fatiche quotidiane a contatto con tante realtà diverse. Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è: adulti, qui bisogna fare una riflessione seria rispetto al digitale, rispetto al contatto, anche qui alla connessione con i nostri ragazzi, cioè non dobbiamo diventare blogger, influencer, youtuber, non dobbiamo sapere tutto di Fortnite, eccetera, per poter avere un contatto con i nostri ragazzi, ma dobbiamo comunque sapere che gran parte della loro vita avviene ormai online. Avviene così, è lì, è come se fosse davvero la piazzetta del paese o i giardinetti. Io mi trovavo con i miei amici ai giardinetti dell'isola pedonale e i ragazzi si ritrovano in questa piazza virtuale che è il web, dove possono fare una serie di cose. Se noi ignoriamo il tutto e ci limitiamo a dire basta, stacca, è ora che sei lì, eccetera. Ci perdiamo, creiamo un gap, creiamo un vuoto che riempiranno altri, che riempiranno figure che non hanno avuto da noi una delega educativa, però in questo vuoto noi ci dobbiamo in qualche modo entrare. E come? Ad esempio, anche semplicemente interessandoci, gli chiediamo com'è andata a scuola, gli chiediamo com'è andata a calcio, perché non gli chiediamo com'è andata oggi sul web? Questa è una riflessione importante che ci ha portato Matteo Lancini. Andatevi a guardare i suoi libri, è un collega psicoterapeuta ed è veramente molto in gamba e parla del mondo degli adolescenti. È importante chiedere ai ragazzi com'è andata oggi online? C'è qualcosa di cui mi vuoi parlare? Hai conosciuto delle persone? Vuoi farmi vedere qualcosa che ti ha colpito? Questo non vuol dire diventare anche noi super capaci, ma comunque neanche ignorare la cosa. Ultima cosa che vi riporto da questo convegno, quindi l'importanza del rapporto umano e della connessione personale al di là dello strumento, l'importanza di non lasciare troppo vuoto e di stare vicini ai nostri ragazzi mentre navigano online. L'altra cosa che vi riporto è qualcosa che riguarda l'epigenetica, che è una materia relativamente nuova e molto affascinante che ci parla non della trasmissione del DNA, ma della trasmissione delle istruzioni di funzionamento del DNA e le radiazioni non ionizzanti di tutta la tecnologia wireless sembra che comunque degli effetti ce l'abbiano, soprattutto in fasi molto delicate per lo sviluppo, come ad esempio i primi 1.000 giorni di vita e anche, ahimè, l'adolescenza in cui i neuroni si riorganizzano. In questa fase avvengono delle migrazioni. E appunto, delle codifiche di istruzioni cellulari e sembra che comunque le radiazioni non ionizzanti, andatevi a vedere tutti i lavori del dottor Burgio che lavora, che appunto ha presentato a questo convegno, abbiano degli effetti importanti. I disturbi del neurosviluppo, quindi diciamo i disturbi intorno alla sfera dell'autismo, sono cresciuti in una percentuale che non sembra spiegabile altrimenti se non con degli inquinanti ambientali che rigu possono riguardare anche altri fattori, come ad esempio i fitofarmaci nella frutta, nella verdura e una serie di altri fattori, ma anche le radiazioni non ionizzanti. Quindi no a device e apparecchi nei primi 3 anni di vita e anche occhio ai 9 mesi precedenti, quindi al contatto quando il bambino è in pancia, perché lì ovviamente le cellule si stanno ancora organizzando.
Bene, per tutte le informazioni, intanto vi invito a collegarvi al sito degli Stati Generali della Scuola Digitale e vi avviserò, mettete se vi interessa nei commenti, quando usciranno tutti gli atti di questo importante convegno. Nel frattempo, mi raccomando, relazione, corpo e se avete delle domande, sono qui per voi. Ciao e buon lunedì.